Ciao amici, eccoci all'Allianz Stadium. Oggi è andata in scena un'altra prima volta, mi verrebbe da dire, con la seconda conferenza di Maurizio Sarri, da allenatore della Juventus allo Stadium. Vi ricorderete ovviamente la prima in sede di presentazione ufficiale, e oggi a presentare l'imminente trasferta di Firenze, dove la Juventus giocherà, scenderà in campo domani alle 15 in una sfida che si preannuncia piuttosto interessante, così come è stata molto interessante la conferenza stampa appunto di Sarri, che ha affrontato diversi temi, dallo status del PPT Higuain, che proprio a detta del tecnico toscano sembra stia tornando ai livelli del Napoli, e per questo motivo, quindi senza nessun regalo, sta trovando minutaggio, ovvero maglie da titolare e soprattutto prestazioni importanti culminate anche nel gol bellissimo rifilato al Napoli nella seconda giornata di campionato. E proprio in vista della sfida contro i Viola non dovrebbe andare in scena nessun esperimento tattico e forse anche nessuna rotazione, perché out sulla destra De Sciglio, che nelle prime due giornate era stato titolare, verrà rimpiazzato ovviamente da Danilo. E poi la difesa è pressoché fatta con De Ligt, Bonucci, Alessandro, mentre al centrocampo Sarri ha detto che non è tempo di rotazioni feroci, perché la squadra sta assimilando determinati meccanismi e non è il momento di cambiare, né qui e né in vista della trasferta di Champions League di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Probabilmente Sarri proporrà qualcosa di differente a partire dalla gara con il Verona. È chiaro che ora sono ancora supposizioni, perché nell'immediato, quindi a Firenze, il 4-3-3 renderà onore a una squadra che è cresciuta enormemente in maniera esponenziale a livello di gioco prodotto, e che però ancora deve fare molto, come ha ribadito poi lo stesso Sarri qui in conferenza stampa alle mie spalle. Abbiamo parlato della difesa, centrocampo, quindi nessun dubbio, con Pjanic in cabina di regia, alla sua destra Khedira, alla sua sinistra Matuidi, elogiato da Sarri in conferenza, dove ha fatto una disamina tattica spiegando come per supportare Cristiano Ronaldo servono anche a livello di metodisti determinati movimenti che evidentemente e oggettivamente l'esperto mediano transalpino propone. Elogi anche per Bentancur, che Sarri ha visto molto bene in allenamento, probabile per lui un ruolo in cabina di regia, ma occhio anche a un possibile ruolo da mediano, in quanto Bentancur ha già dimostrato di essere un giocatore estremamente duttile. In attacco, diciamo prima, confermatissimo nel centro, quindi con la casacca numero 21 che ha voluto lui, ribadiamolo, come ha spiegato proprio Higuain ieri a Sky, supportato, affiancato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Insomma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate da probabile formazione. Io domani sbarcherò a Firenze per raccontarvi tutto, ma proprio tutto, di questa partita su gol. E mi raccomando, se siete tifosi della Juventus, iscrivetevi al mio canale e mettete like ai miei video. Un abbraccio.